Ciao a tutti, sono molto contenta di portare finalmente questo tipo di contenuto perché ho una serie di cui vi devo assolutamente parlare. Magari qualcuno di voi si rivedrà in questo argomento, in questa domanda che io mi sono posta successivamente ad aver fatto un binge watching di questa serie. Perché ho adorato così tanto The Wilds? È una serie uscita di recente, precisamente a inizio dicembre, che conta 10 episodi, la potete trovare su Amazon Prime Video, infatti è un prodotto Amazon, con regia di Sarah Strecher, di produzione degli Stati Uniti. Conta, come dicevo, 10 episodi in media da 50 minuti più o meno. Una serie di genere young adult survival. Infatti, se tu guardi il trailer, la prima cosa che ti viene alla mente è un Lost piuttosto che un qualunque teen drama che vi possa passare per la testa. In realtà c'è molto di più dietro a The Wilds. La nostra storia inizia ad un interrogatorio nel quale la protagonista è Lea, una di 8 ragazze che si sono ritrovate, pur non conoscendosi, sullo stesso aereo diretto per un campo estivo dedicato al far crescere le donne e farle diventare delle vere donne, che però ha subito un ammaraggio, quindi si ritrovano naufraghe su un'isola deserta senza nessun tipo di aiuto esterno, cosa che per delle adolescenti, per delle sedicenni, è assolutamente una situazione tragica perché comunque gli adolescenti di adesso sono abituati alle comodità del mondo moderno e quindi ritrovarsi in una situazione dove devono cavarsela da sole, punto, senza cellulari, senza nessun tipo di aiuto, appunto, come dicevo, è una situazione veramente difficile. La cosa però intrigante, prima di tutto, a parte la struttura di questa serie che vede il prima, il durante e il dopo di questa faccenda, è il fatto che tutto ciò sia stato architettato da tale Gretchen, una studiosa di psicologia, sociologia, insomma qualcosa del genere, una scienziata, che ha deciso di fare un esperimento sociale nel quale dimostra che le donne sono più in grado rispetto agli uomini di ricreare da zero una società perfetta e funzionale, motivo per il quale sceglie 8 ragazze completamente diverse, con delle backstories completamente diverse, ma soprattutto con delle skills completamente diverse, quindi ognuna ha i suoi pregi e i suoi difetti, e studia il modo nel quale esse interagiscono le une con le altre e soprattutto come si approcciano a questa situazione assolutamente, assolutamente tragica e apocalittica. È una serie che ti stupisce, ti lascia veramente a bocca aperta perché ogni episodio, prima di tutto, è visto dal punto di vista di una delle ragazze durante gli interrogatori che vengono fatti dopo questo esperimento, quindi dopo che sono state recuperate da quest'isola. Sappiamo fin da subito che tutto ciò è parte di un esperimento, però allo stesso tempo ci facciamo trascinare dall'emotività di queste ragazze, più o meno emotive appunto, quindi abbiamo quella super forte che pensa subito alla maniera più giusta di sopravvivere su un'isola deserta e c'è quella che invece si piange addosso e dice: "Oh mio Dio, quando ci salverà?" E via dicendo, cose che piano piano vanno ad attenuarsi, piano piano le ragazze, per quanto diverse, si allineano tutte su un unico punto, ovvero quello di riuscire a sopravvivere lavorando in squadra. Mi hanno affascinato tutte, ho le mie preferenze, ma adesso andremo a vederle una per una. La prima ragazza che conosciamo è Lea. Lea si ritrova su quest'isola, anzi, si ritrova sull'aereo diretto al camp perché viene da un periodo di grandissima depressione a causa di una relazione, situazione che appunto è comunissima a qualunque adolescente. I genitori le fanno questo regalo, tra virgolette, le danno la possibilità di approcciarsi con altre ragazze in quanto Lea stessa si è isolata dal mondo. Poi abbiamo Rachel e Nora, che sono due gemelle, infatti loro sono le uniche che si conoscono nel vero senso della parola, ma sono molto molto diverse. Rachel, che è una sportiva, mettetevi nella mentalità di uno sportivo agonista e capite che tipo di persona è Rachel, sempre molto competitiva, molto infiammabile, non so se me lo potete passare come termine, però il carattere di Rachel è esattamente così. Invece Nora è la classica secchiona timida, anche qua non voglio andare per stereotipi, però è una ragazza che gode del sapere, gode del sapere sempre più cose, dell'essere la prima della classe, ma allo stesso tempo si tiene nelle retrovie, quindi ha quasi paura ad approcciarsi con il resto del mondo, forse anche sotto l'ombra della sorella, ma il problema è che entrambe le sorelle vivono nell'ombra dell'altra per un
un motivo per l'altro. E infatti l'argomento gemelle mi intriga parecchio in generale, non solo in questa serie ma in generale nella vita. Poi abbiamo Tony e Marta. Tony e Marta sono migliori amiche da un sacco di tempo, entrambe native americane, o meglio di origini native americane, però molto molto diverse. Marta non mi ha entusiasmato particolarmente, in realtà neanche Tony, perché non lo so, non sono rientrate nelle mie grazie guardando questa serie. Però Tony è anche lei una sportiva, molto molto mascolina. La tragedia di Tony è più che altro se stessa, perché ha un carattere anche lei molto infiammabile, molto di più di Rachel, perché non ha per niente autocontrollo, non le si può toccare veramente un capello che le reagisce con violenza. Marta è l'esatto opposto. Marta è una ragazza molto robusta, dolce, che se ne frega comunque del parere degli altri, vegana, no, non so se vegana o vegetariana, ma comunque siamo lì, e sempre a cercare il buono nelle altre persone, sempre con pazienza. Marta subisce durante 10 episodi un grande cambiamento, perché arriva che è veramente una sottona. Marta è la sottona, ecco perché non mi piace. Si lascia andare agli eventi, non prende l'iniziativa. Il suo personaggio subisce una grandissima evoluzione, così come tutti gli altri, però il suo scopre la sua backstory e capisci tantissime cose. Poi abbiamo le ultime tre ragazze, che sono Shelby e Dot, che sono anche loro due ragazze che più o meno si conoscono, cioè per una sorta di coincidenza astrale sono della stessa scuola, due ragazze completamente diverse. Succedono delle cose che legano le loro vite. Shelby è la classica ragazzina popolare che vince i concorsi di bellezza, proprio lo stereotipo della cheerleader della scuola, molto cattolica, che crede in Dio, fin da subito dice ah, Dio ci salverà, è il volere di Dio che noi siamo qua, magari abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Invece Dot è, come dicevo prima, una delle ragazze che fin da subito dice dobbiamo cercare di sopravvivere, quindi lei si pone l'obiettivo e dice io voglio sopravvivere, quindi devo fare questo, questo e quest'altro. Sicuramente l'aiuta il fatto di aver visto un sacco di survival reality in televisione, che per quanto finti comunque ti danno delle nozioni per la sopravvivenza, o perlomeno ti danno un'idea di che cosa fare. È molto molto particolare come personaggio, perché è la classica ragazza a cui l'infanzia è stata rubata, infanzia, adolescenza e tutte le esperienze che ne conseguono le sono state rubate da una malattia grave del padre, per il quale lei ha dovuto sacrificare la cosa più preziosa che aveva, ovvero la sua giovinezza, per prendersene cura. È un po' ambivalente, perché è veramente la classica ragazza che fuori ha una scorza durissima e impenetrabile, ma dentro è fragilissima. Infatti le basta mezza parola sbagliata che si ritrova veramente a sentire un crollo emotivo dentro di sé. Infine abbiamo la mia preferita è Fatin. È una ragazza di origini indiane che ha dei genitori che l'hanno educata in due maniere completamente diverse. Fatin è una violoncellista, vive la sua vita in generale solo per suonare il violoncello, e la cosa non le sta bene, vorrebbe spaziare, essere libera di fare quello che vuole, infatti è in costante lotta con i genitori, è in fondo la ragazza ribelle per eccellenza. Uno dei suoi divertimenti più grandi è andare in discoteca, conoscere ragazzi, cambiare ragazzo ogni giorno, non si vuole sentire legata a niente e a nessuno. Quando arrivi alla backstory di Fatin tu ti aspetti una cosa e invece si tratta di tutt'altro, e a me è entrato proprio nel cuore questo personaggio, perché per quanto all'apparenza sia proprio la queen, in realtà dentro è una ragazza bellissima. Bellissima fuori e dentro. Tra i personaggi più rilevanti abbiamo Gretchen, che è appunto questa scienziata di cui però non è che conosciamo chissà che cosa. Per tutti i 10 episodi tu ti chiedi ma perché stai facendo questo? Perché tu percepisci che c'è una motivazione specifica per il quale lei abbia deciso di fare questa cosa malsana, però non lo capisci. Infatti mi intriga tantissimo questo personaggio e non vedo l'ora di che esca la seconda stagione, che pare uscirà tra un anno, quindi faccio in tempo a dimenticarmela, e non vedo l'ora di vederla appunto per capire un po' di più di tutta questa faccenda. In sostanza, rispondiamo alla domanda iniziale: perché ho adorato così tanto The Wilds? Unisce due argomenti che mi stanno molto molto a cuore, ma in generale più che mi stanno a cuore, che mi piacciono molto a livello televisivo, che sono il mondo della distopia post-apocalittica alias survival. A tratti tu comunque percepisci che non ci sarà un ritorno alla realtà per queste ragazze, per quanto fin da subito lo sai che prima o poi torneranno alla realtà. Il survival è un genere a cui io non mi sono mai approcciata, ma che ho scoperto e mi piace tantissimo. Infine c'è l'aspetto psicologico delle adolescenti.
fumetti. Se mi seguite da tanto, ma soprattutto se avete visto i miei video sulle letture, sapete che il genere psicologico, sia per quanto riguarda saggi, trattati, romanzi, mi piace tantissimo. Quindi questo è il motivo per cui The Wilds mi è piaciuto così tanto, mi ha preso tantissimo. 10 episodi me li sono fatti fuori in 24 ore praticamente, in uno di quei classici giorni che non avevo niente da fare, non avevo voglia di fare niente, allora mi sono piazzata lì, ho detto boh, scorriamo un po' Prime Video e vediamo cosa c'è, e c'era sto The Wilds, ho detto boh, diamogli una possibilità, vediamo, e boom! È stato pazzesco, quindi io vi consiglio tantissimo questa serie e non vedo l'ora di vedere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi, perché sono sicura che siete in tanti. Già su TV Time ho dato la mia opinione. Il prossimo TV Show sarà il 23 gennaio. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un pollicino in su, se vi piace quello che porto su questo canale iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Se vi è piaciuto e pensate possa essere utile a qualcuno, condividete questo video su tutti i vostri social. Un bacione! E ci vediamo presto!